ci guardano alla telecamera, ma che pur ignorandola continuano a camminare. Enzo Tabacco, un consigliere comunale della Democrazia Cristiana, con il professore Beritta, che in una giornata senza sole ostina un vistoso paio di occhiali da sole. In fondo un altro vigile, il vigile Cavallo, davanti alla porta del King Ceffaglione, altre figure tipiche dei giorni festivi sortinesi che si presentano alla scena mattutina del nostro paese. E di fronte cosa troviamo? Il signor Bruno, bravo, estimato e vecchio fotografo del nostro paese, assieme a un'altra figura caratteristica dei capelli rossi di Sortino. Insomma, un mondo di varie umanità che troviamo puntualmente a rinnovarsi e a ritrovarsi a Sortino in questi giorni di festa. Tra l'altro il giorno dell'Immacolata, un giorno strano, non una domenica, sì un giorno di festa religiosa, ma non più sentito come una volta, come lo era una volta a Sortino, come quella grande tradizione religiosa che lo è stata. Questo è un altro angolo tipico della nostra Sortino, la vetrina di Photojack, un fotografo che opera da poco nel nostro paese ma che ravviva la realtà sortinese in questi giorni di festa con le nuove vetrine e con le composizioni di fotografie che realizza la notte, almeno in questi giorni. Ieri sera era all'opera per riprendere aspetti tipici della nostra Sortino, portando avanti un lavoro di documentazione fecondo e che costituirà, come dice sempre il nostro amico Razzo, la memoria storica del nostro paese, un futuro non molto lontano. Ecco la vetrina di Photojack, fotoarte blu. Aiazzitta, altra via caratteristica del nostro paese. Bisogna dire che di questi tempi è stata ravvivata per due cose. Uno, la famosa, no, ormai famosa gara dei carretteggi che ha visto in questa via la partenza degli oltre 120 iscritti per la gara dei carretteggi. Adesso invece è all'attenzione un po' della cittadinanza per questo enorme caseggiato che è stato demolito per fare un palazzo nuovo. Molta gente si aspetta che questo palazzo venga rifatto con criteri architettonici che rispettino anche quello che era il palazzo di prima. Battenti a Redici, sezione di Sortino, un altro luogo caratteristico del nostro paese. Entriamo dentro, vediamo nei loro volti chi sono i soci della sezione dei combattenti eretici. Buongiorno signori. Buongiorno. La classica partita a carte nelle riunioni di queste associazioni. Ma a parte giocare a carte, di cosa parlate durante la giornata? Beh, ogni tanto leggiamo il giornale, lo sport. Siete in un'associazione di combattenti eretici, parlate dei ricordi di guerra. No, ogni tanto c'è. O preferite evitarlo? No, ogni tanto si ci parla. Chi ci vuole? Noi tutti abbiamo fatto la guerra. Chi ci vuole raccontare qualche episodio particolare della guerra che si ricorda? Ce lo posso raccontare io. Ecco, signor Astuto. Signor Astuto, che è il presidente, mi pare, anche dell'associazione. Sì. Perché io sono nato nel 1939, quindi quando è scoppiata la guerra, il 10 giugno del 1940, noi eravamo che facevamo il secondo campo estivo, che poi dovevamo essere congedati. E alle ore 14 ha comunicato la radio che l'Italia era stato di guerra, quindi per noi fu come un temporale a Cerzereo. A 24 ore noi poi siamo andati in zona di operazione, siamo andati a Osta, siamo andati sul piccolo San Bernardo, poi man mano c'è stata la guerra in Nord Africa, nell'Africa orientale, nei paesi balcani. Poi ci siamo fatte le ossa e quindi non ci abbiamo fatto caso. Ma però l'impressione che a me mi fece quando scoppiò la guerra, il 10 giugno alle ore 14. Io posso dire che sono stato richiamato tre volte. Al 36 quando è scoppiata la guerra dell'Abissinia, per dire quasi 18 mesi a Palermo, nel 10° bersagliere. Dopodiché poi sono stato richiamato di nuovo al 39 e mi hanno portato a Udine, di Udine, Pordenone, Fanna, Cavasso, insomma l'ho girato tutti io. Dopo un mese ne hanno passato in rivista, ne hanno passato e ne hanno fatto la spedizione. Siamo sbarcati a Vallone, in Altaria. Abbiamo fatto lo sbarco con la Giulia Cesare, mi ricordo bene. Dopo 22 mesi poi ne hanno concedato perché ne hanno dato il cambio. Siamo rientrati quelli del 12 e sono venuti quelli del 13.
Bene, sono arrivato qua dopo 22 giorni che io mi dovevo sposare, non ho fatto in tempo a sposarmi, mi hanno richiamato di nuovo, mi hanno passato in rivista con Sua Eccellenza Cavallero, tanto era lui il presidente delle Forze Armate. Dopo 8 giorni di nuovo mi hanno mandato in Africa, ho mancato 6 anni di fila, 6 anni, 3 anni di guerra e 3 anni, 2 mesi e 18 giorni quello ho fatto di prigionia in America e mi hanno portato non in Nebraska, l'ultimo stato degli Stati Uniti. Poi dopo 11 mesi mi hanno fatto firmare una carta perché loro avevano bisogno di collaborare assieme agli alleati. E beh, quelli che siamo stati capaci, insomma, abbiamo fermato, alcuni si sono insomma ripiegati perché non hanno voluto fermare, ci vengono della guerra, di nuovo non portano in guerra. Io invece ho fermato e ho collaborato fino a dopo che mi hanno congedato. Queste erano le traversie dei nostri combattenti in quell'epoca. Invece noi poi siamo stati, insomma, va, che abbiamo fermato, a me mi hanno portato a New York. A New York c'era un fratello mio che adesso è morto, è il più grande. E là poi era vicino a 10 minuti perché io poi lavoravo nell'ospedale a Campus Schengen in New York. E quindi fra 10 minuti io ero a casa da mio fratello. E uscivo la sera, dopo un permesso perché mi riportavamo bene, lavoravamo. E loro si spaventavano del nostro lavoro, si spaventavano proprio. Ognuno di noi facevano quanto 10 degli americani. Facevano. E ne gloriavano e poi ne privilegiavano, ne avevano i permessi, 24 ore, 48 ore. Una curiosità a questo punto, finita la guerra si è sposata con la sua promessa sposa? No, mi ho sposato prima che poi sono partito in Africa, perché già avevo tutto pronto. E ho lasciato a mia moglie di 15 giorni incinta. Che poi è nata la bambina quando era in Africa, era in guerra, che quindi poi l'ha vista grande, la mi ha fatto il telegramma, ma io la bambina l'ho conosciuto quando sono rientrato da prigioniero, che aveva 5 anni fatti la bambina. Adesso vorrei un attimo puntare l'attenzione su quello che è l'arredamento di questa stanza. A parte la bandiera patriottica che dà un certo senso di attaccamento alla patria non indifferente, e era da aspettarselo in un'associazione quale è questa, l'immagine di Santa Sofia, ma guardando a parte l'immagine di militi della guerra, vorrei puntare l'attenzione un attimo sul quadretto importante e culturalmente ritengo significativo. Chi bestemmia non ragiona, chi ragiona non bestemmia. Per fare la guerra, per dare lo stesso tempo devo presentare al signor Lamari, vicepresidente dell'associazione. Signor Lamari, la vorremmo vedere. Come vede i giovani, secondo lei i giovani, che impressione hanno nei confronti dell'Associazione Nazionale Combattenti Reduci, i giovani di oggi che non hanno constatato le amarezze della guerra? E appunto io questo volevo dire, volevo fare un appello ai giovani. Purtroppo non pare che i giovani di oggi non amano quella vita di appassionarsi alla storia della guerra passata. Possiamo chiudere così quindi, e avvicinare i giovani per spiegare che cos'è stata la guerra per poter apprezzare meglio la pace. Gli avevano dato le mostrine e le stelle e il consiglio di vendere cara la pelle. E quando gli dissero di andare avanti troppo lontano, si spinse a cercare la verità.